pomeriggio dallo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Ebbene sì, 24 ottobre, una data storica perché la Samp torna a giocare nel suo stadio dopo sei mesi, dopo degli importanti lavori di ristrutturazione e di copertura dell'impianto sportivo sanbenedettese, e lo fa in occasione di Samp Real Rimini, nona giornata del campionato di Serie D, girone F, una partita importante per la Samp che nella precedente giornata ha ottenuto un pareggio dal gusto amaro a Teramo contro la Sant'Egidiesi. Adesso bisogna tornare a vincere per non perdere distanza dalla vetta. Andiamo a dare subito le formazioni che scendono in campo. La Samp con la maglia verde è stata subito riposta nell'armadio, la casacca rosso-blu che insomma ha visto la Samp pareggiare contro la Sant'Egidiese. Dunque si torna al verde. Lima tra i pali con il numero 1, con il numero 2 c'è Ciro Ennio Zero che agirà come terzino destro. Il terzino sinistro sarà Nicolosi, coppia centrale di difesa composta da Pulcini con il numero 5 e Mengo con il numero 6, a centrocampo Daniello, Rulli e Dogliari. Tutto è pronto, si attende solo il fischio d'inizio dell'arbitro Topulli di Milano che arriva in questo momento. Ed è la Samp che gioca il primo pallone con Nicolosi. Rulli. Greco. Se ne va Greco sulla fascia. Poi si ferma. Punta il suo marcatore. Allarga sulla... anzi torna indietro per Nicolosi. Mengo. Pulcini. Samp che fa girare palla in questi primi minuti. Il lancio di Pulcini verso Greco è sbagliato, va a staccare di testa Gambini. Anche oggi schierato a centrocampo, anzi torna a centrocampo perché domenica scorsa, anzi sabato scorso aveva sostituito Mengo. Ma attenzione perché entra in area di vicino, in area a destra di vicino alla deviazione, palla in angolo. Va a battere proprio di vicino al corner. Ci sono 5 giocatori della Samp in area. Parte di vicino, palla all'interno dell'area di rigore, un colpo di testa, il palo di Rulli, ma non è finita, di vicino, palla in area, messa fuori, Nicolosi, prova a ripartire il Real Rimini, palla verso Procopio, Iari, spazza il pallone, Rulli salta due uomini, si accentra per Iari, carica il destro, lo prova Iari e la parata di Berì, 0, di vicino, di prima. Verso Pazzi che non aggancia, ma c'è Rulli che se ne va. Rulli apre sulla sinistra per Greco. Greco al limite dell'area, punta un uomo. Greco lo salta, entra in area Greco, palla in mezzo. Ma ancora Samp con Rulli. Daniello riesce a servire Iari. Iari per zero, è solo Samp in questo inizio. Di vicino, di tacco per Pazzi, al limite Pazzi. Poi Rulli e la parata del portiere. Nessuna ammonizione, di vicino che batte la punizione velocemente, ma era un gesto di stizza il suo, l'arbitro dice che si può giocare. Palla recuperata dal Real Rimini. Rocco, Piccolo, fasi confuse anche in questo secondo tempo, così come attenzione perché qui c'è un buco di Lima e il gol da parte del Real Rimini. L'errore di Lima in uscita che ha mancato completamente il pallone. E Casolla ha trovato il quarto gol di stagione, il primo quest'oggi quando siamo giunti al quinto minuto. Sponda di testa per Piccolo, di tacco, splendido il passaggio per Lunati, attenzione Lunati in area, mette in mezzo Procopio, 2-0. Applausi al Real Rimini, applausi al Real Rimini, male male la Samp in questo secondo tempo. Malissimo la Samp in questo secondo tempo, grandissima azione questa del Real Rimini con il tacco di Piccolo che ha smarcato Lunati, palla in mezzo per Procopio, stavolta Lima non ha potuto nulla. Dunque un parziale terrificante, 2-0 dopo 8 minuti di questo secondo tempo. Palla, attenzione, calcio di rigore per la Samp, netto calcio di rigore per la Samp e ammonizione per il numero 2 Gambini e la partita si può riaprire. Fallo su Greco, Pazzi non era riuscito a intervenire sul pallone, la sfera è arrivata a Greco, steso, calcio di rigore per la Samp, adesso Cristian Pazzi andrà alla battuta contro Verì. Parte Pazzi, il destro e la rete, 2-1, Cristian Pazzi accorcia le distanze, la partita che si riapre improvvisamente. E la Samp ha realizzato Pazzi!
Ancora 35 minuti da giocare. Con il pubblico che adesso incita a gran voce. Casolla. Rocco. Trataudino, classe 92 al suo posto. Bianchi. La sponda per Nicolosi. Riesce a saltare un uomo Nicolosi, poi mette il pallone in mezzo, guadagna calcio d'angolo. Rimaniamo lì in avanti, 20 minuti alla fine. In area praticamente tutti, tranne Zerro e Nicolosi. Il Rimini è tutto in area di rigore. Bianchi, palla in mezzo, la palla è lì, Mengo, rete, Cristian Pazzi, è sempre lui, Cristian Pazzi, 2-2, 2-2, il tiro di Mengo, e Pazzi da due passi di testa ha messo il pallone alle spalle di Verì per il 2-2. E dunque sesto gol stagionale per Cristian Pazzi. Già battuto, Bianchi, Rulli. Prova a cambiare gioco dalle parti di D'Angelo. Attenzione D'Angelo, stoppa il pallone in area D'Angelo. Punta un uomo, se ne va D'Angelo, entra in area. D'Angelo, D'Angelo! È il miracolo di Verì che non è caduto. Sulla finta di D'Angelo.